Per la 500esima volta Beppe Baresi vive gli ultimi attimi di attesa prima di una partita con l'Inter. San Siro lo accoglie con grande affetto, con grande entusiasmo. È la partita tra Inter e Lazio, è la partita anche delle tante assenze. Mancano Baggio, Ronaldo, West da una parte, Boxic, Nesta, Vieri, Della Peña, Stankovic dall'altra. È anche la partita che segna una specie di derby cileno. Primo minuto di gioco, Mihajlovic in mezzo, Salas lasciato libero, 1-0 per la Lazio. Non è trascorso nemmeno un minuto di gioco. Rivediamo Mihajlovic che scodella al centro, lasciato colpevolmente solo, Salas mette dentro. L'esultanza di Mihajlovic. Partita che naturalmente comincia subito in un clima di grande nervosismo, il tocco è a favore di Moriero, la sua sventola, la grande risposta da parte di Marcheggiani, ma è una Lazio che gioca con grande raziocinio, ancora Salas in possesso di palla, torna su di lui Colonnese, lo chiude in calcio d'angolo, resta a terra infortunato Salas. Inter che si porta in avanti, Zanetti al centro per Zamorano che perde l'attimo fuggente, ha giocato molto bene la coppia difensiva centrale della Lazio, Couto e Mihajlovic. Salas non ce la fa, deve lasciare il posto a Gottardi, Lazio dunque che gioca con il solo Mancini in posizione avanzata, rabbiosamente in avanti l'Inter nel tentativo di riacciuffare il pareggio, qui Zamorano viene anticipato da Marcheggiani. È una partita molto dura anche sul piano agonistico, ripetuti gli scontri, Winter servita da Zamorano, sventola dalla distanza e gol dell'1-1. Una splendida conclusione di Aaron Winter che poi va a esultare verso la panchina, travolge tutti. L'ex Winter sigla il momentaneo pareggio al 21esimo del primo tempo con il gol davvero splendido che abbiamo rivisto. E Simoni cerca di dare indicazioni ai suoi uomini, l'Inter dà l'impressione di decollare, ancora un tocco preciso per Zamorano che però non è felice nel controllo. La Lazio però è sempre pericolosissima, soprattutto con Mihajlovic, palo sulla sua punizione, poi Almeida da fuori, grande la risposta da parte di Pagliuca. Pagliuca che poi manda a quel paese tutti i suoi compagni, si vive con grande intensità anche sulle panchine, ancora Mihajlovic guadagna un calcio d'angolo, lo batte egli stesso, anticipa tutti e segna il gol del 2-1 con Seisao, ancora una volta sul calcio fermo battuto da Mihajlovic, con Seisao, vedete, anticipa un incerto nella circostanza Pagliuca e porta in vantaggio la Lazio, 2-1, è una Lazio che poi impietosamente qualche minuto più tardi sfrutta al meglio il contropiede, il lancio dalla distanza è di Favalli, Mancini sul filo del fuorigioco si presenta a tu per tu con Pagliuca, non gli lascia scampo ed è il 3-1 a favore della Lazio. Siamo nella fase finale del primo tempo, un primo tempo che si conclude ancora più amaramente per l'Inter. Vedete lo scontro tra Couto e Simeone, il pestone di Simeone, lo vede l'arbitro e naturalmente lo caccia. Inter sotto di 3-1 e in inferiorità numerica, in avvio di ripresa Mancini deve lasciare il suo posto a Baronio, prova l'Inter a riportarsi sotto ma Nedved è veramente in serata splendida, vedete la sua azione, il tocco, la finta di Baronio, arriva ancora con Seisao, 4-1 a favore della Lazio al settimo del secondo tempo, incredibile, rivediamo Nedved, vedete la splendida finta di Baronio, il controllo di con Seisao e il suo tiro leggermente toccato da Pagliuca che però non può evitare la quarta capitolazione. Sostituzione, entra in campo Ventola per l'Inter al posto di Moriero, subito si mette in grande evidenza Ventola, converge bene, il suo tiro però non è sufficientemente forte. Ancora l'Inter in avanti, il colpo di testa di Zamorano ed è Marcheggiani molto attento stasera che devia in calcio d'angolo, altra sostituzione, esce Dabò, entra in campo Zelias, poi nella Lazio esce Couto. Il solito gran combattente, la partita è stata spigolosissima, l'arbitro Boggi non sembra dato l'impressione di poterla controllare, Nedved intanto furoreggia ancora in avanti, costringe in angolo Pagliuca, poi ancora una iniziativa di Baronio sulla destra, al centro per Nedved, è solo e mette dentro il gol del 5-1 a favore della Lazio, una Lazio veramente splendida, un Inter che in difesa
ha fatto acqua da tutte le parti. Inter che comunque almeno sul piano dell'orgoglio resiste fino alla fine, vedete proprio Ventola che al 31esimo segna il gol del 2-5. Il tocco è di Giorca Effi, il tiro vincente è di Ventola, comunque è una serataccia per Simoni. Nel finale viene espulso anche Nedved per fallo di reazione, ma Ventola trova il tempo per segnare proprio al 51esimo il terzo gol dell'Inter. Il guaio per l'Inter è che la Lazio di gol ne ha fatti 5. Grande vittoria della